Avete visto che spettacolo meraviglioso? Mamma, ma quelli erano lampi veri? No, erano fuochi d'artificio. Mamma, questo è il posto più bello del mondo, non è vero, Pam? Sì, è un posto fenomenabile. Eppure c'è stato un periodo in cui il teatro ha corso il rischio di essere abbattuto. No! No! È proprio così. Dici perché, papà? Racconta, papà, racconta! Per favore! Molto bene, bambini, visto che insistete. Cominciò tutto con una tempesta, la peggiore nella storia della grande foresta. Il teatro fu colpito dai fulmini. I vigili del fuoco di Celestopoli non riuscirono a controllare le fiamme e quando il fumo si diradò e tornò il sole, del teatro non era rimasto altro che un rudere cadente. Non è così grave. Con qualche colpo di vernice ritornerà come nuovo. Oh! Per le mie zanne, Babar, è un vero disastro, per non dire un'orribile catastrofe. Non preoccuparti, Cornelio. Faremo tutto il possibile per ripararlo. Giusto, operaio? Dopo un attento esame delle strutture inferiori e superiori e un'estesa analisi del peso già esistente e sostenuto dalle travi, il mio parere professionale è che la facciata in questione va demolita e ricostruita. Insomma, in parole povere... La trasformiamo in un bar dopo averlo abbattuto. Ma è assurdo! Bar, Babar! Un grande bar degno di un re maestà. Un giorno diventerà famoso. È un'idea molto carina, operaio. Però io preferisco riparare il teatro. Come vuole lei, ma costerà molto di più. Certe cose sono più importanti del denaro. Sono d'accordo anch'io. Un'idea meravigliosa, Sire. Ma quanto verrà a costare? Oh, io non ho mai visto così tanti zeri. Non ce lo possiamo permettere. Potremmo creare dei piatti particolari. Sì, certo. Io ho già un'idea. Crepa alla Pompadour. E spezzatino all'operaio. Un momento. Non direte sul serio. Tutte le sere, due volte il sabato, la gente viene qui per dimenticare i suoi guai. Per vedere finalmente realizzati i sogni più fantastici. E se c'è una cosa che mia madre mi ha insegnato è che bisogna credere ai sogni. Ecco perché ho costruito il teatro in sua memoria. Io non posso permettere che venga abbattuto. Io capisco perfettamente quello che provi in questo momento, Babar. Io non mi arrendo mai molto facilmente. Il teatro appartiene a tutti, non è vero? E noi chiederemo aiuto a tutti per ricostruirlo. Un progetto comunitario! Questa è un'idea davvero straordinaria! Sicuramente qualcuno ci offrirà il materiale, altri invece il loro tempo. Tutti insieme ce la possiamo fare! Ci batteremo per la ricostruzione del teatro! Allora coraggio, dobbiamo metterci subito al lavoro! La voce si sparse per tutta Celestopoli e tutti furono invitati a contribuire alla ricostruzione del teatro. La risposta al nostro appello fu maggiore di quella che ci attendevamo e il progetto Ricostruzione del Teatro iniziò con grande entusiasmo. Ma sfortunatamente Arturo aveva delle idee tutte sue. Fu allora che i nostri materiali cominciarono a sparire misteriosamente. Una tavola ieri, una pila di mattoni oggi. Tutto quello che serviva per completare il teatro. Bene, vediamo. Era un problema grave. Spariva tutto, in continuazione. Arturo stava portando avanti un altro progetto. Ehi, torna qui! Arturo! Non dirmi che stai costruendo un altro razzo. Sì, andrò dritto sulla luna. Se l'ha fatto Giulio Verne, posso farlo anch'io. Oh, Arturo, quello è solo un romanzo. E poi la luna è lontana migliaia di chilometri. Aspetta e vedrai. Quando avrò finito, io sarò il primo elefante ad andare sulla luna in onore di Celestopoli. Allora, questo è il tuo grandioso progetto, eh? Vedrai che cosa succederà quando verrà a saperlo Ratacea. Te la farò vedere io! Prendi questo, Babar! Salute al grande Ratacea, il re della giungla! Maestà! Sono Pamir e ho una grande notizia. Oh, mi scusi, è occupato. Certo, Pamir, non lo vedi? Che cosa devi dirmi? Si tratta di quei grossi pacchetti. Ah, lascia perdere gli elefanti. Che hai fatto per il nostro anniversario? La mia signora non mi ha lasciato in pace tutto il giorno, capisci? Hai trovato un regalo adatto per l'occasione? A dire la verità, no, l'ho proprio dimenticato, maestà. Ma che razza di consigliere sei? In qualità di mio consigliere personale, è tuo dovere consigliarmi su cosa devo regalare per il nostro anniversario a mia moglie.
Ogni anno è sempre la stessa storia. Vuole un regalo diverso, unico, straordinario, mentre a me, poverino, regala sempre la stessa cosa. Uno stupido e inutile copricorno. Però è molto molto pratico, signore. Beh, sono stupido. Sai che cosa regalerò alla regina quest'anno, Pamir? E lo dico io che cosa le regalo. Niente! Assolutamente niente, così capirà che sono io il re, che sono io che porto i pantaloni. Rotocelo! Oh! Felice anniversario, tesoruccio mio! Oh, ti piace il mio regalo, caro? Certo, è proprio quello che desideravo, angelo mio. Molto bene. Dov'è il regalo per me? Oh, è molto strano che tu me lo chieda proprio ora. Io e Pamir ne stavamo appunto parlando. Non è vero, Pamir? Sì, stava dicendo che è lui a portare i pantaloni in questa famiglia e che lei... Non i pantaloni, sciocco! Io parlavo del copricorno. Sono io che porto il copricorno in questa famiglia, vero, cara? Allora dov'è il regalo per me, eh? Beh, vedi, non ho ancora deciso cosa regalarti, mia adorata consorte, ma so cosa scriverò sul bigliettino. Allora? Ecco, vedi, tesoruccio, io avevo pensato di regalarti... La luna. La luna. La luna. Che regalo straordinario, amore. Ti assicuro che non mi aspettavo un regalo del genere, tesoro. Un sogno che finalmente diventa realtà. Ma come faccio a prendere la luna, cocchina? E io invece la voglio, è chiaro? Ma è impossibile! Se tu mi regalassi la luna, sarebbe il modo perfetto per esprimere il tuo grande amore per me. Quindi ti consiglio di muoverti per esprimermi tutto il tuo amore. Chiaro? Chi ti ha messo in testa che avrei potuto regalarle la luna? Pamir, è per caso quello che penso io? Lei ha una vista davvero molto acuta, Sire. Babar ha in mente il progetto di mandare sulla luna un elefante. Mai! Ci andranno prima i rinoceronti. Se loro costruiscono un razzo, lo faremo anche noi. Certo, signore, e così passeremo alla storia. E dopo che avrò conquistato la luna, ci metterò intorno un bel fiocco per la mia signora. Chiama gli scienziati, chiama i carpentieri! Dobbiamo essere pronti per andare sulla luna! Stiamo facendo dei grossi progressi. La spia della corona vuole vederla, Sire. Io non sapevo di avere una spia della corona, Cornelio. È in gamba. Molto in gamba. Al suo servizio, maestà. Grandi notizie da Rinolandia. Da questa parte, spia. Stai zitto, sto parlando col re. Ma sono io il re. Lo so benissimo, Sire. Stavo cercando di mettervi tutti alla prova, chiaro? Sì, capisco. Che cosa voleva dirmi? Ho saputo da fonte molto sicura, cioè da me stesso, che in questo preciso momento Ratacea e i suoi rinoceronti stanno elaborando un progetto per conquistare la luna. Conquistare la luna? Ma è terribile. Assolutamente deplorevole. Ah, quel Ratacea. Ma come gli è venuto in mente di fare un tentativo del genere? A terra! Rivendico la conquista della luna in nome di Sua Maestà, il grande re Ratacea. No, non è possibile. Gli elefanti ci hanno battuto. No, ti sbagli. Oh, devo fare in fretta. Vado a dirlo a Ratacea. Avete sentito anche voi? Ratacea vuole arrivare sulla luna prima di me. È un vero disastro. Dobbiamo assolutamente trovare il modo di bloccarlo. Io non intendo andare a dormire al chiaro di luna dei rinoceronti, chiaro? Neanche io. Se Ratacea vuole una sfida, io sono pronto. State a sentire. Nessuno può rivendicare la luna. È un bene comune. Invece di impegnarci in un'inutile sfida, perché non dedichiamo i nostri sforzi a qualcos'altro? Come la ricostruzione del teatro. È molto meglio andare sulla luna. Per dimostrare a Ratacea che noi siamo forti. Io ritengo opportuno esaminare più dettagliatamente i progetti del giovane Arturo per una maggiore glorificazione di Celestopoli. Tutto questo in onore del nostro re. Tutti d'accordo? Sì! 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 Sì. Bravi! Andiamo, dov'è il razzo? E che cosa ne sarà del teatro? Che ne sarà dei sogni? Furono tutti entusiasti di questo nuovo progetto. E così rimanemmo solo in tre a lavorare per il teatro. Oh, accidenti! Oh. È colpa di Arturo, è tutta colpa sua. Ha fatto credere a tutti che lui può davvero conquistare la luna. Celeste, Babar,
Tu dovresti raggiungerli subito e dirgli di smetterla di sprecare così il loro tempo. Non posso farlo. Se ritengono che lavorare per un razzo sia la cosa più importante del mondo, non posso impedirglielo. Il loro sogno è quello di arrivare sulla Luna, il mio è quello di ricostruire il teatro. E ce la farò. Questo non è giusto. Se loro stanno sbagliando, qualcuno deve dirglielo. Sono d'accordo, vengo con te. Sebbene le intenzioni di Celeste e di Zeffirino fossero buone, anche loro si lasciarono trasportare dall'entusiasmo generale. I riflessi sono buoni. Zeffirino, soffri di vertigini. Ehi, cos'è questo? Una specie di check-up? Precisamente. È indispensabile se vuoi diventare il pilota del razzo della corona. Zeffirino, pilota del razzo della corona. Arturo, guarda un po' che cosa hai fatto. Che ne sarà di Babar e del suo teatro, eh? Ma non capisci, Celeste? È un progetto eccezionale. Celeste, ci faresti l'onore di battezzare personalmente il razzo reale? Io? Volete che sia io la madrina del razzo? Tutta Celestopoli ti sarebbe per sempre riconoscente. Beh, viste le circostanze, Babar capirà che non posso rifiutare. Ci vorrà soltanto qualche minuto. Non potevo rimproverarli per quello che avevano fatto, ma ci rimasi molto male. Hai visto? Sono rimasto solo, mamma. Cominciate il conteggio! Cominciare il conteggio! Oh, mamma! Uno, due, tre, quattro e cinque! Adorata cielo! Eccomi, adorata consorte! Sbrigati con questa luna! Sembra che il suo colore si addica perfettamente a quello dei miei occhi! Sinceramente non ho mai paragonato i suoi occhi alla luna. Che cosa ha detto? A niente, tesorino mio. Pronto per ricominciare il conteggio? Prontissima, vostra maestà. Uno, due, tre, quattro, cinque, partenza! C'è qualcosa che non funziona. Ho battuto Babar e ho accontentato Lady Ratacea tutti in un giorno. Certo che meglio di così non poteva andare, tu non credi? Posso sapere a che punto siete? Dobbiamo solo mettere la copertura e poi siamo pronti. Grandi notizie da Rinolandia. Su, parla, spia. Ratacea e i suoi rinoceronti hanno quasi finito. Tra un paio di minuti saranno pronti per decollare. Oh! Dobbiamo finire il nostro razzo in fretta. Abbiamo bisogno di una scala molto alta. Dove possiamo prenderla? Io non ce la faccio più da solo. Mi sta succedendo di tutto. Che cos'altro può andare storto? Accidenti, ci mancava solo questa. Beccati questo, Babar. Noi abbiamo quasi finito. Dov'è il pilota? Dobbiamo mandare questo affare sulla Luna! Temo che siamo rimasti senza pilota, maestà. Siamo in ritardo sul programma! Dove posso trovare un pilota a quest'ora? Bene, il problema è risolto! Se riuscissi a sistemare questo tetto, potrei andare a casa. Oh no, è assurdo! Il tetto sta cedendo! Babar, vieni svelto! È una cosa importante! E questo non lo è! Non riuscirò mai a finire se nessuno mi dà una mano! Aiuto, io ho bisogno Babar! Di... Aiuto! Aiuto! Oh no! Ratacea ha catturato Zeffirino! Per questo sono venuta a chiamarti! È in un grosso pasticcio! Mi dispiace tanto, mamma madre! Lui è il mio migliore amico, capisci? A questo punto ne avevo abbastanza di quella sciocca sfida spaziale. Così, con l'aiuto di Arturo, decisi che era ora di farla finita. Accidenti, ho sempre desiderato di vedere il mondo, ma non da questo punto di vista. Allora, siamo pronti per partire. Ratacea! E se si tratta della Luna, sta arrivando! Fa presto, tesoro, sono molto impaziente. Hai un ultimo desiderio da esprimere? Facciamo il cambio di posto. Già, ti piacerebbe, vero, Zeffirino?
Partiamo con il conteggio! Tutti pronti per il conteggio? 1, 2, 3, 4, 5! Attenzione laggiù! Cosa? Che diavolo sono questi individui? Noi siamo i potentissimi abitanti della Luna. Siamo venuti per bloccare il vostro progetto. La Luna? Ehi, un momento però. Come facciamo a sapere se venite davvero dalla Luna? Già, potreste essere venuti da qualsiasi altro pianeta sconosciuto. Volete una prova? Siamo qui per dimostrarvelo. Che cos'è? Formaggio verde? Oh, credo che siano davvero gli abitanti della Luna. Noi non volevamo assolutamente attaccarvi, lo giuro. Già, è vero, il mio amico ha ragione. In realtà io volevo soltanto conquistare la Luna come regalo di anniversario per mia moglie. Anniversario? Come ho potuto dimenticarlo? Oggi è anche il mio anniversario. Non mi dica. Come si dice, la galassia è piccola, vero? Silenzio terrestri! Oh? Visto che abbiamo l'anniversario in comune, vorrà dire che invece di disintegrarmi... faremo un amichevole scambio. Eh? Uno scambio? Voi potrete avere la nostra Luna se ci date il vostro pilota. State parlando sul serio? I lunari non scherzano mai. Avanti, consiglia, mi devo accettare questo scambio. Sarebbe uno sciocco se non lo facesse. Vabbè. Allora siete d'accordo? Firma. D'accordo. Non c'è niente da dire, Babar è un super re. Oh, siete stati fantastici, ragazzi. È stata di Babar l'idea. Io credevo che scherzasse quando mi ha detto cosa voleva fare. I lunari non scherzano mai. Unditi alla lampa di lancio. Ehi, il razzo è pronto. Andiamo. È meglio che ti affretti. Non vorrei perdere il tuo primo volo. Lascia che trovi da un altro scimpanzé. Non mi interessa più la conquista della Luna, capisci? Mi dispiace di averti lasciato solo, Babar. Questa eccitazione mi ha fatto dimenticare la cosa più importante. Che ne dici, socio? Vogliamo darci da fare per ripulire questo vecchio teatro? Ti ringrazio molto, Zeffirino. Ma purtroppo non bastano due sognatori come noi per salvare il teatro. Allora siamo pronti? Sei pronto, su? Sì, sono pronto. Buon viaggio, Morfeo! È con grande piacere che battezzo questo razzo Celestopoli Express! Oh! Brutto lancio! Oh! Fate attenzione! Oh! Per le mie zanne, ma che succede? Povero Cornelio! Una vera catastrofe! Cornelio, stai bene? Cornelio, rispondimi! Vorrei sapere di chi è stata l'idea di questo assurdo razzo! Cornelio, grazie al cielo stai bene! Sì, sì, è stata solamente una piccola caduta. Ormai credo che tutto sia finito. E finalmente è tornato il buon senso nella mia vecchia testa. Sono stato uno sciocco a lasciarmi coinvolgere in una sfida spaziale. Siamo stati tutti molto sciocchi, Cornelio. Io sono d'accordo. Potrai mai perdonarci, Babar? Sicuro. Credetemi, io so cosa vuol dire sperare in un sogno. Si fa di tutto perché si possa avverare. Ma a volte i sogni restano sogni. Qualcuno diventa vero. E così il teatro fu salvato. E io devo ringraziare tutta Celestopoli per questo. Questa sera c'è una luna stupenda. Oh, credimi, è il regalo più bello che io abbia mai ricevuto in vita mia. Ma non credi anche tu che sarebbe meglio spostarla da quella parte? Puoi chiedermi qualunque cosa, mia cara. Accipicchia, questa sì che è una bella storia. Papà,
Tu credi che un giorno potrò diventare un'attrice famosa? Non vedo perché no, Flora. In fondo il teatro è fatto proprio per sognare.